Ma quanti pregiudizi, pregiudizi e ostracismo. Questa è la verità, perché c'è tanto ostracismo in questa situazione, amici miei. Tanto ostracismo. Adesso ve la racconto. Buonasera. Buonasera amiche e amici rossoneri. Ben trovati, buona serata a tutti. Benvenuti in questo ultimo appuntamento della giornata, ma non ultimo. Non ultimo, perché questa sera alle 20:30, non 21, 20:30 ci sono quelli della 104, che sono quelli un pochino più scatenati. La 104 è una live un pochino più leggera, più sciolta, siamo più dei cani sciolti, in cui si è aggiunto di nuovo anche Gabriele, quindi saremo io, Gabriele, Alex e Luca, e poi magari si aggiungerà qualcun altro, andiamo a video in corso. Però ci sarà tanto da fare, vi prometto che stasera vi darò molto più spazio, quindi partecipate, tanto è lunedì sera, che avete da fare? Niente, partecipate alla live, scrivete messaggi, vi prometto che risponderò a tutti i messaggi intelligenti, i messaggi offensivi che, a parte che non ce ne sono mai, però non rispondo, però scrivete, perché stasera piuttosto blocco i chiacchieroni, ma vi do spazio, ragazzi. Quindi partecipiamo insieme, parleremo di Lopeteghi, parleremo di Conte, parleremo della situazione Milan, parleremo un po' di tutto. Intanto cominciamo a mettere un pochino di pepe a questo video, ricordando che sono arrivati gli ennesimi due infortuni muscolari, ragazzi. Magnan e Loftus-Cheek. Siamo a quota 40? 40 giù di lì più o meno, no? Ma chi ha mai avuto 40 infortuni muscolari nella storia del calcio recente? Io onestamente faccio fatica a ricordare. Cioè, ma vi rendete conto? E poi questo ci viene a dire: io sto bene al Milan. Capre Sturz, tu stai bene al Milan, ma noi non stiamo bene con te. È ora che la basta, veramente basta, basta. Cioè, fino alla fine la ciliegina, ma non è colpa di Pioli, no, perché preparatori ce l'ho io, sono miei. Li ho mandati io da qui dove abito, ho mandato i preparatori a Pioli. Io ho detto: fate casino, fate casino, distrugge, spaccateli tutti muscolarmente. Ma certo che è colpa della preparazione, di tanti fattori legati ai preparatori. Ne mi ha parlato anche con Juan Carlos Ghezzi, il preparatore, il fisioterapista che segue tanti giocatori di Serie A. Forse stasera vediamo di portarlo anche in live, così ne facciamo raccontare, ve la faccio raccontare anche di lui, da lui, no? Lui segue tanti giocatori di NBA, basket, calcio, eccetera, eccetera, quindi sa benissimo le dinamiche e ce l'ha anche raccontate. Stasera, se riusciamo, ve le faccio riraccontare, anzi parleremo magari degli infortuni specifici. Quindi ragazzi, siamo ancora lì, 40 infortuni, più o meno sono 40, uno meno, uno più, non ci cambia la vega. Poi uno si chiede perché gli altri comunque ottengono risultati, anche per questi motivi, perché una buona preparazione atletica comunque fa la differenza, ragazzi. Io mi arrabbio ancora, perché non è possibile. Poi siamo sempre lì, bicipiti femorali, quelle zone lì, sempre quelle zone lì, è incredibile. Non so più cosa veramente pensare da questa situazione, che è fino alla fine, ce la portiamo fino alla fine. Ce la portiamo dietro fino alla fine, veramente. Cioè, è pazzesco. Vabbè, ma speriamo che non succeda qualcos'altro prima della fine dell'anno. Ok, direi di no. Ma andiamo a parlare di quello che è il discorso dei pregiudizi, che vi dicevo all'inizio. Pregiudizi e ostracismo. Sapete cos'è l'ostracismo, no? Ostacolare comunque qualcosa in modo, diciamo, aggressivo, no? In questo caso. Perché si parla tanto di Lopeteghi, che ho la sensazione che farà la fine di Ragnik. Ve lo dico già, Ragnik, chiamatelo un po' come volete. Perché se vi ricordate, il signor Ragnik doveva arrivare al Milan, no? Poi dopo non è più arrivato, dopo ha cambiato idea la società, non lui. Cambiati la società, e sul filo di lana, sull'ultimo miglio, praticamente Ragnik non è più arrivato. Io ho la sensazione che succederà la stessa cosa con Lopeteghi, non so perché, ho questa sensazione. Ma riguardo a i pregiudizi, perché poi c'è anche come si chiama, forse Franco Ordine, che ha parlato anche di questa cosa, il famoso giornalista di Fede Rossonera, e dice delle cose che sono secondo me molto corrette, perché
parla dei pregiudizi riguardo a Conte e poi c'è anche l'ostracismo. Perché il pregiudizio riguardo a Conte sono quei pregiudizi che fanno in modo di pensare che Conte sia un allenatore che voglia 12 milioni di euro all'anno, che voglia solo calciatori super top. A quanto pare non è così, o perlomeno non è più così. Perlomeno non è più così. Perché Conte aveva confessato recentemente a un suo conoscente in confidenza di avere voglia di emozionarsi ancora. Al di là dei giocatori forti o meno. Quindi queste parole hanno fatto trapelare la sensazione che Conte sia un allenatore che ormai come principio attivo e principale è quello della voglia di emozionarsi ancora. Quindi si esclude, almeno così viene fatta l'esclusione dai giornalisti, in questo caso anche da Franco Ordine, la possibilità che Conte possa chiedere cifre astronomiche. Si esclude la possibilità che Conte possa volere necessariamente dei super campioni. Ho spento, ma fa un caldo incredibile, scusate, riaccendo. E quindi i pregiudizi sono proprio questi, sul fatto che Conte non possa venire al Milan perché ha delle pretese assurde. Tenendo conto che Lopetegui ormai ha accolto un dissenso incredibile, pensate che sono arrivati già a 9.000 firme la petizione No Lopetegui, che poi delle firme, come dicevo io oggi o ieri con degli amici, lasciano il tempo che trovano. Tu fai una petizione, va bene, raccolto delle firme, però se la stampi puoi farci solo un utilizzo, perché non è una legge, è semplicemente un dissenso popolare messo nero su bianco, raccolto e al massimo presentato a chi che sia. Che è sempre meglio che niente, per carità di Dio, però ai fini pratici non serve praticamente a nulla, se non dimostrare che il popolo rossonero dice no, noi non vogliamo No Lopetegui, mettetevelo in cantina, portate un'altra parte. Ma a questo punto, e qui arriva a parte la riflessione, se è veramente dimostrato che Conte non ha pretese, che Conte non ha richieste esose che non costa una fucilata, se poi Pioli addirittura, come sembra, potrebbe andare a Napoli, perché attenzione, in questo purpurri di roba è uscito fuori anche che Conte avrebbe detto sì a De Laurentiis, ma De Laurentiis all'ultimo momento avrebbe preso tempo e starebbe valutando anche la figura di Pioli. Dio ce ne scampi. Ma perché? Perché Conte e De Laurentiis vanno avanti 5 minuti insieme. Dopodiché, uno manda a fanculo l'altro, ma ve lo dico sinceramente, il carattere che ha Conte è quello che ha De Laurentiis. De Laurentiis che vuole mettere becco su tutto? E dove andiamo? Al Milan, certo, c'è una società comunque che predilige i yes men, ma non è invadente come lo è De Laurentiis. Altrimenti Pioli sarebbe già a raccogliere le banane in Papua Nuova Guinea. Questo è chiaro, deve essere chiaro, no? Non è così invadente. Però a me, secondo me, cozza il discorso Conte De Laurentiis, quindi lo vedo proprio. E ricollegandomi a prima, quindi se veramente Pioli poi trovasse l'accordo con Napoli, il Milan risparmierebbe 9 milioni e 1 più 1 fa 2, ragazzi, risparmi 9 milioni. Conte, a quanto pare, a quanto dicono, non chiede cifre esose e non vuole giocatori da 70 milioni, perché no? Perché c'è dell'ostracismo, e qui arriviamo all'ostracismo. C'è dell'ostracismo a livello societario. Ci sono diversi dirigenti che remano contro. Non so cosa abbia fatto Conte, perché pensano che Conte probabilmente possa soverchiare questo equilibrio che hanno creato, no? Avete presente quando in un ufficio si fa la cricca dove tutti riescono a mangiarci bene? Niente, io esco prima, timbrami tu il cartellino, poi vengo dopo. Ecco, poi arriva quello magari, in questo caso, no, onesto, che comincia a mettere il pelo nell'uovo, rovina le uova nel paniere a tutti. Quindi non vorrei che Conte fosse visto come uno che altera l'equilibrio creato da questi dirigenti, chiamiamoli poco esperti, facciamogli eleganti, no? Ok, quello, perché altre motivazioni vengono. Cioè, tu pensi a Conte, un allenatore incredibile, che dovunque va più o meno è stato vincente, non certo in campo internazionale, bisogna chiarirla questa cosa, ma sicuramente in campo nazionale, in qualsiasi nazione ha fatto bene, ok? Perché Conte non ha vinto trofei internazionali, ricordiamoci, su questo Lopetegui lo batte 1-0, ma lo batte, ha vinto l'Europa League.
però è quello, quindi non capisco, Conte sistemerebbe veramente la squadra, ma evidentemente il carattere di Conte non è accettato da tanti, da diversi dirigenti del Milan, perché poi non è che dovete guardare solo Furlani, Ibra e Moncada ed Ottavio, poi ci sono altri dirigenti comunque che insieme fanno questo gran consiglio in cui decidono e avvallano. Una cosa è certa, a quanto mi dicono, settimana prossima ci sarà un incontro, un altro incontro fra i 3-4 dirigenti con Cardinale, non so se online di persona, per fare il punto finale sulla situazione. Io ho detto con la mia sensazione che secondo me l'hanno già scelto, già è stato individuato, poi magari mi sbaglierò, ragazzi, non so che dirvi, però se Conte fosse così, mi ripeto, quasi la nausea, ci fosse questa disponibilità a volersi emozionare e non a volersi arricchire, perché no? Dove dobbiamo firmare? Fatemi sapere, ragazzuoli belli, intanto vi auguro buon proseguimento di giornata, sempre, comunque, ovunque, forza Milan, ci sentiamo più tardi, ci vediamo, e addio!